Io credo che bisogna aspettare il referendum, perché il risultato del referendum rischia anche di cambiare alcune geometrie o geografie della politica in Italia. Per cui questa premura, questa insistenza di una parte, di tanta parte, anzi di tutto il giornalismo, che mi continua a chiedere chi sarà il candidato, chi sarà il candidato, chi sarà il candidato. Io in questo momento sono impegnato a sapere chi saranno gli alleati, che è più importante sapere chi sarà il candidato. Dopodiché non c'è dubbio che con gli alleati, quando si sarà delineato il perimetro di queste alleanze, si deciderà il candidato migliore. Il 5 dicembre aspettiamo di capire se vince il sì o il no. Io sono convinto che vinca il no, in Sicilia ne sono quasi certo, ma l'importante è che vinca a livello nazionale, poi vedremo. Sul referendum stiamo facendo un lavoro bestiale, non facciamo altro che girare tutta la Sicilia con una manifestazione al giorno ognuno di noi, per cui veramente sono tantissime. Qui a Catania ci sarà il giorno 26 con il presidente Schifani e una manifestazione importante qui all'Airport Hotel, e per cui noi siamo onestamente fermamente impegnati a spiegare alla gente le motivazioni del no, a spiegare alla gente che per noi non è una vittoria calcistica quella del no, è una vittoria importante per l'Italia.